Popolo giallo rosso, buongiorno a tutti voi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di tutto fatemi ringraziare tutti i nuovi iscritti che hanno fatto il miracolo di farmi arrivare a 301 iscritti, quindi li ringrazio tantissimo e vi invito comunque a iscrivervi numerosi altri sul mio canale per farmi raggiungere 400, quindi abbiamo un altro step da fare piano piano, diciamo. E un ringraziamento anche ai miei vecchi iscritti che mi seguono sempre, che commentano, che mettono like. Spero che siate contenti di seguirmi e se voi avete qualche suggerimento per me per far sì che possa migliorare il canale, ditemi pure, perché io accetto ogni consiglio. Mercato della Roma in fermento, ragazzi, veramente in fermento. Cominciamo veramente con le cose fatte o quasi fatte. Allora, Sciaka, è imminente l'acquisto di Sciaka, su questo non ci sono più dubbi. Allora, 18 milioni all'Arsenal più bonus per arrivare sui 22, quindi quasi sulla richiesta dei 25 dell'Arsenal. Già pronto per il centrocampista 29enne svizzero, un contratto di 4 anni a 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Trattativa in fase di chiusura imminente, quindi sarà lui il primo rinforzo di Mourinho, un calciatore nazionale svizzero di grande esperienza, di grande temperamento, di grande personalità per un centrocampo della Roma che ha proprio bisogno di questi interpreti per fare il salto di qualità. Questione portiere. Allora, nelle ultime ore c'è stata la candidatura di Burki, estremo difensore svizzero del 1990, quindi 31enne, e in forza al Borussia Dortmund, che già ha preso il suo sostituto, quindi Burki si trova sul mercato, guadagna circa 3 milioni di euro al Dortmund, quindi è in procinto di cambiare squadra, la Roma è interessata, si prenderebbe per una cifra irrisoria sui 2 milioni di euro, quindi sarebbe l'alternativa a Rui Patrizio, che comunque rimane in pole position per la porta. Questione attacco. L'attaccante, ragazzi, io l'ho detto anche in altri video, secondo me tutti i nomi che stanno uscendo adesso sono dei depistaggi, perché il vero botto, a mio modo di pensare, i fritti che non lo faranno con l'attaccante, per cui secondo me i vari Belotti, Daka del Salisburgo, Azumu dello Zenit, Vergoff del Wolfsburg, sono giocatori che secondo me sono un po' lo specchio per l'allodolo di tutti, perché la Roma magari sotto banco sta facendo veramente delle trattative al di fuori di questi. Però gli attaccanti che vengono seguiti e che girano voci sul mercato della Roma sono questi qua. Adesso staremo a vedere se effettivamente sarà uno di questi un nuovo centravanti della Roma, come ho detto ci sarà il sorpresone dei Friedkin. Vedremo. Altra notizia su Pellegrini. Allora, Pellegrini salterà gli europei perché ha avuto un risentimento al flessore, quindi è stato sostituito da Castrovilli, quindi non farà l'europeo e quindi farà la preparazione della Roma al momento in cui si riprenderà. L'offerta del Barcellona sembra che sia reale, 25 milioni di euro, lui ha una clausola di 30 milioni, quindi già qui io c'ho un po' di dubbi, perché se tu veramente vuoi il giocatore paghi la clausola rescissoria e te lo porti a casa. Evidentemente non sono poi così convinti di prenderlo, diciamo, o di sganciare questa cifra. È chiaro che la Roma deve prendere una decisione su Pellegrini, perché comunque è in scadenza di contratto, il rinnovo per adesso non è stato fatto. Se ti chiede il Barcellona, anche lui giustamente ci starà pensando. Io, come gli ho detto sempre in altri video, ce lo porto io, perché anche per 25 milioni di euro io lo accompagnerei volentieri alla porta e non me ne volga. È chiaro che il Barcellona sta cercando in queste ultime ore di inserire nella trattativa alcuni giocatori, l'Anglais che però ha rifiutato e Trincao, però io sinceramente, ragazzi, questi giocatori non mi convincono, per cui preferirei cash, tutto cash. Quindi staremo a vedere se Pellegrini andrà al Barcellona e
dirà a Messi che tirerà lui le punizioni perché lui è un esperto, tira le punizioni da Dio e quindi Messi si dovrà far da parte. Ragazzi miei, non oso immaginare allo spettacolo indecoroso che possa succedere, va bene. Parlando di altri argomenti, ieri è stato assunto un nuovo responsabile del settore giovanile, si chiama Vergine Domenico Vergine, vedremo se sarà in grado di fare un po' risalire tutto l'organigramma delle giovanili della Roma. È chiaro che i Frittin continuano il loro processo di rivoluzione all'interno dei Trigori, all'interno della dirigenza, di tutti gli aspetti del club. Aspettate un attimo, ragazzi, che ho il mio foglietto, che mi sono scritto le cose perché sono tantissime oggi. Ok, allora adesso parliamo invece di Maurizio Costanzo, perché Costanzo praticamente ieri era uscita la voce che fosse stato assunto dalla Roma come responsabile marketing per la comunicazione, e invece c'è stata poi una rettifica, sarà un consulente esterno per lo stadio, quindi tutt'altra cosa. Io sono contento perché è un grandissimo romanista Maurizio Costanzo, è un giornalista di grande esperienza, per cui potrà dare il suo contributo. Per quanto riguarda invece i movimenti in uscita, ragazzi, anche quelli sono importanti, si cerca di ripiazzare Nzonzi in Francia, al Rennes dove è già stato, o ad altre squadre, Olympique Marsiglia e Nizza sembrano interessate, vedremo se riusciremo a sfanculare anche quest'altro canchero che abbiamo in rosa. Pastore, c'è una trattativa con il Telleres che è stata la sua prima squadra nelle giovanili e quindi potrebbe tornare in Argentina a breve. Comunque lui ha dichiarato che comunque sta parlando con la Roma per cercare una soluzione che vada bene per entrambi, sia per lui che per la Roma, per separarsi in maniera definitiva entro quel mercato di quest'anno. Quindi ci alleggeriremo sicuramente di un ingaggio pesante di 4,5. Dispiace per il calciatore perché quando è arrivato io ero entusiasta, ragazzi, ve lo dico chiaramente, però poi si è rivelato veramente un flop clamoroso, più che altro per i continui e numerosi problemi fisici che questo ragazzo purtroppo si è portato dietro da quando è arrivato a Roma. Altra notizia se riguarda Justin Kluivert potrebbe rimanere a Roma e alternarsi con El Shaarawy sulla fascia sinistra a seconda del modulo che Mourinho vorrà adottare quest'anno, perché l'offerta dell'Ipsia è ritenuta troppo bassa, circa 8 milioni di euro. La Roma ne vorrebbe almeno 15, magari 12 più bonus, perché lui la Roma lo pagò 20 milioni 2 anni fa, per cui è in stallo. In più Kluivert ha una certa stima da parte di Mourinho, per cui si sta defilando comunque forse la sua presenza a Roma, però adesso il mercato è in evoluzione giorno per giorno, per cui staremo a vedere se poi effettivamente Kluivert potrà rimanere o no a Roma. Stasera iniziano gli europei, ragazzi, c'è Italia-Turchia, dove potremo vedere qualche giocatore interessante della Turchia, di tutto gli egizi, che sarebbe questa punta dell'Lille che a me piace tantissimo, che ha fatto tanti gol nell'Lille, secondo me verrà seguito anche dalla Roma perché veramente è forte, a me piace tanto. Ragazzi, le notizie di giornata erano queste, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, tanti like, e ci aggiorniamo comunque in questi giorni con altre notizie. Vi ricordo stasera, dopo la partita dell'Italia, la live sul mio canale con Michi Yellow Red, Gianmarco Mereo, Andrea Erdipa e Johnny Tubbo. Parleremo naturalmente di nazionale, ma anche della nostra Roma. Quindi ci vediamo stasera, non mancate, mi raccomando.